Tranquillo il movimento in bicicletta proprio nel comune di Pisa. Questa mattina è stata inaugurata una ciclopista attesa da anni. Francesco Storai. Pisa e il suo mare ora sono più vicini. È stata infatti inaugurata la ciclopista del Trammino, il nuovo percorso ciclabile che segue nella sua quasi totalità l'antico tracciato del tram su rotaie attivo fino agli anni 60. Non sono mancati quindi in questo primo giorno ufficiale tantissimi ciclisti che non hanno perso l'occasione di battezzare il nuovo percorso con la propria bici. Da oggi questa pista ciclabile che segue il vecchio tracciato di un Trammino che qui è stato in funzione dall'inizio degli anni 30 fino al 61, permette di poter collegare la città al suo litorale. Un'infrastruttura importante che trova l'idea nel Dipartimento di Ingegneria e nell'allora professor Dringoli, che oggi è un nostro assessore di riferimento importante e che oggi prende forma, e i residenti, i pisani, i marinesi sono più vicini alla città e più vicini al loro mare. E dopo una pedalata di una dozzina di chilometri, i ciclisti raggiungono il loro obiettivo, il mare di Marina di Pisa. Assessore, da che punto di Pisa si può effettivamente salire in bici e arrivare fino al mare di Marina di Pisa? Da Piazza Vittorio Emanuele, dal centro, dalla stazione, dalla vecchia stazione del Trammino. La pista parte da lì e senza soluzioni di continuità arriva qui, che è una pista più larga di quella che la regione toscana richiede, cioè la ciclopista dell'Arno dovrebbe essere 2,5 metri, questa è 3,5 metri. Invece attimi di tensione.